Lo Sport, in collaborazione con... Da Pegaso, la qualità incontra risparmio. Solo da noi, i migliori mobili artigianali veneti, scontati oltre il 50%. Mobili in arte povera, rustici, in legno massiccio, anche con finiture a richiesta. Noce, naturale, laccati, decappati. Pegaso, mobili per sempre. Manca ormai meno di una settimana all'inizio del campionato di Lega Pro che partirà nel prossimo weekend. Restano ancora alcuni nodi da sciogliere, anche se sono arrivate le sentenze sul calcio scommesse, con il Catania che ripartirà dalla Lega Pro con 9 punti di penalizzazione. Riammesse in categoria Savona e Teramo, per loro meno 6 in classifica. Retrocessione tra i dilettanti invece per Torres e Vigor Lamezia. Al loro posto saranno ripescate Messina e Pro Patria. Proprio i Lombardi potrebbero essere la famigerata squadra X che verrà inserita nel girone A, quello dell'Alessandria. Per l'ufficialità bisognerà forse attendere ancora qualche giorno, con la possibilità di un ritorno in extremis ad una Lega Pro con 60 squadre al posto delle 54 attuali. Una soluzione che farebbe inevitabilmente slittare l'inizio del campionato, per il momento fissato nel weekend del 5 e 6 settembre. I grigi affronteranno al Moccagata al Feralpi Salò domenica sera con calcio d'inizio alle 20:30. Intanto la squadra di Scienza ha effettuato nella giornata di sabato un test contro la formazione Berretti, vinto per 11-0. Lo Sport, in collaborazione con Pegaso, mobili per sempre. Sulla strada statale Novi Alessandria, aperti anche la domenica pomeriggio. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. La Fondazione Teodora allevia le sofferenze dei bambini ricoverati in ospedale attraverso un'attività artistica giocosa e divertente, la visita dei Dottor Sogni. I Dottor Sogni restituiscono il diritto a giocare ai piccoli ricoverati, portando loro un mondo di magie, colori e giochi di prestigio e divertimento. Sono gli interlocutori privilegiati dei bambini perché capiscono e parlano il loro stesso linguaggio. In più, offrono un valido sostegno alle famiglie. E sono anche artisti professionisti che collaborano con medici e infermieri. Cambiano ogni volta approccio a seconda delle esigenze dei vari reparti. Grazie alla visita settimanale dei Dottor Sogni, i bambini evadono per alcuni attimi dalla realtà, a volte temuta, dell'ospedale. Tutti i bambini hanno diritto a questo momento di gioia. Per informazioni info@teodora.it